Manacco della Fede. Di Padre Livio. Il pensiero volevo svolgere oggi, lo prendo dal Vangelo di ieri, che è dove Gesù invitava una persona che gli chiedeva se sono pochi quelli che si salvano, e Gesù prendeva lo spunto per esortare a sforzarsi, per cercare di entrare nella porta stretta. Che cos'è questa porta stretta? Questa porta stretta è la via della salvezza e vorrei, eh, vorrei sviluppare questo pensiero, cari amici, perché oggi siamo entrati in, una, così, in un clima eh, molto pericoloso, eh, a parte il fatto che molti non cercano neanche più la salvezza eterna perché semplicemente hanno una visione intramondata della vita che finisce con la morte e pensano che con la morte finisce tutto. E questo è quell'ateismo pratico che è quella visione della vita, dove non c'è Dio, né immortalità, né anima, né comandamenti, c'è solo l'uomo, degradato un animale in quanto sviluppo, eh, diciamo così, della materia e della vita, e quindi già queste persone che hanno già questa visione della vita, ovviamente per loro la salvezza è lo star bene qui su questa terra. E poi, eh, però, ci sono anche molti cristiani che, comunque, fanno fatica a, a, ad avere dentro proprio l'occhio interiore una visione della vita come cammino verso l'eternità: a mettere Dio in cima a tutte le loro preoccupazioni e anche ai loro desideri, e mettere la salvezza dell'anima come obiettivo fondamentale della propria vita, insomma. Eh, questo è il diciamo eh, questa, eh, questa visione della vita come cammino verso l'eternità e dell'anima come obiettivo primo del nostro impegno qui su questa terra è, è andato un po' come dire oscurandosi, per cui si cerca lo star bene in questa vita, anzi si è arrivato perfino a dire, a cognare. Eh, questo slogan eh, veramente di, di fine arte satanica, cioè che senza Dio si vive meglio, senza Dio non si hanno problemi, senza Dio non ci sono guerre, senza Dio non, insomma, è tutto un catechismo del diavolo che ormai si diffonde anche attraverso i mass media e noi lo vediamo anche come ultimamente si abbiamo sentito questo. Questo slogan cucinato sempre, diciamo, eh, magari con diversi ingredienti, ma è sempre lo medesimo slogan, cioè che senza Dio si sta meglio, senza Dio si è più onesti, e cose di questo genere, senza Dio si è più felici, eccetera. No? Sappiamo che tutto questo non è vero e sappiamo che dietro la farsa luce c'è la disperazione, c'è l'abisso delle tenebre, c'è l'abisso del male. Allora, quello che volevo dire questa mattina, cari amici, è che è fondamentale, è fondamentale per quanto riguarda l'impostazione della propria vita, è fondamentale mettere la salvezza della propria anima al primo posto. Come dicevo lo slogan della mia nonna, no? di anima una sola se ne ha, se si perde che ne sarà, cari amici. Allora, per salvare la propria anima non è una cosa tanto facile perché perché abbiamo dei nemici formidabili con cui combattere e sono la nostra carne prima di tutto, cioè i semi del male che sono dentro di noi e, e ci spingono al male, ci spingono lontani da Dio, ci spingono, come dire, dietro i beni materiali, dietro le cose effimere, dietro le cose che passano, dietro anche le cose cattive, cioè l'ingiustizia, la cattiveria, la violenza, eccetera, insomma, quindi abbiamo il nemico dentro di noi, prima di tutto, che ci spinge al male, è che quel nemico viene chiamato concupiscenza, che è il retaggio del peccato originale, che è rimasto anche dopo il battesimo. Perché la concupiscenza in sé non è un peccato, ma è una spinta al peccato e diventa peccato quando noi la facciamo nostra, quando noi ci arrendiamo la sua forza. Quando noi ci arrendiamo la sua seduzione. Questo è il primo nemico da combattere ed è il nemico più duro, direi, eh, fra i tre nemici che, abbiamo, che ci accompagnano nel cammino della vita, che sono appunto la carne, il mondo e il maligno. La lotta contro la carne è la più dura ed è la lotta contro il peccato, cioè è la lotta contro, diciamo così, se vogliamo tradurre in termini comprensibili la concupiscenza diciamo, la concupiscenza è, diciamo, è l'egoismo con tutte le sue proliferazioni noi stiamo facendo diciamo, dei lunghi elenchi del, nel del, del, del Nuovo Testamento in modo particolare, nel Vangelo di San Paolo di tutte le prolificazioni della, della, de, della concupiscenza le prolificazioni dell'egoismo, la più nota è quella dei vizi capitali la superbia, la lussuria, la l'avarizia, la gola, l'invidia, la cidia, insomma, e poi la loro proliferazione. Quindi questo è, diciamo, il nemico più duro da combattere, perché ci spinge al peccato e peccando diventiamo prigionieri del peccato. E diventando prigionieri del peccato diventiamo prigionieri del maligno e diventando prigionieri del maligno morendo senza pentimento, senza la grazia del pentimento e quindi anche offrendo la divina misericordia dei nostri peccati, con la grazia della confessione, perché anche questa è necessaria, tutto se senza di questo noi, noi ci perdiamo eternamente, cari amici. E per quello che Gesù dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché col male che c'è dentro di noi dobbiamo combattere, cioè dobbiamo combattere tutte le proliferazioni dell'egoismo tutto ciò che è ingiustizia, che è cattiveria, che è lussuria, che è violenza, che è inganno, eh, che è sopraffazione. Sappiamo che il male ha mille proliferazioni e se non lo fermi diventa sempre più, come dire, sempre più sfacciato e tu diventi sempre più prigioniero. Allora, noi siamo in questa situazione, cari amici, di pericolo per la nostra salvezza eterna perché, perché perché non, perché non viene, non viene come dire, eh, indicato il peccato, non viene come dire, indicato il nemico numero uno della nostra anima che è il peccato. Cioè, quasi, cioè quasi il peccato viene cancellato, è come se non ci fosse. Cioè, L'unica cosa a cui si guarda è se il fatto, se il comportamento di una persona è conforme o non conforme alla legge, alla legge civile. Ma non facciamo un confronto noi con i dieci comandamenti per quanto riguarda il nostro agire. Pensiamo per esempio a un peccato che comunque non esiste, nella, è un peccato che non ha nessuna tutela della legge, come l'adulterio. L'adulterio era sempre stato considerato, sempre considerato dalla Chiesa Antica uno dei più gravi peccati. Cioè al primo posto c'era l'apostasia, la, cioè il rinnegamento della religione, che è tuttora il più grande peccato, al secondo posto l'omicidio e l'aborto, al terzo l'adulterio. Ora, il primo peccato non viene certamente combattuto dalla legge, l'apostasia, che è dilagante. Ed è il più grande peccato che si possa compiere, cioè il rifiuto della fede della croce. Pensiamo al secondo peccato, l'aborto, assolutamente è permesso dalla legge addirittura a livello industriale, anzi direi eh, le, eh, ci sono molte, molti appoggi anche dallo de, Stato, dalla politica all'aborto e poi l'adulterio, questo non è toccato dalla legge umana. Anzi oggi addirittura dalla cultura eh, permissiva e dilagante è indicato come una forma di, capito, di libertà, una forma, eh, non so, come, non so, come, non so cosa, come lo si può chiamare, un, quello che è un tradimento dell'amore, eppure viene esaltato. Allora, cari amici, oggi abbiamo questo, questo, eh, diciamo, questa difficoltà di fondo che siamo assediati dal peccato, commettiamo il peccato, non ci rendiamo conto della gravità del peccato, viviamo nel peccato e moriamo nel peccato. Poi oltre a questo che è sicuramente una spinta interna nostra al male, che è appunto la concupiscenza, che è l'egoismo, c'è anche il mondo nel quale viviamo che è un invito al male, al peccato, e dal punto di vista ideologico, dal punto di vista mass e dal punto di vista della cultura, delle frequentazioni, delle istituzioni, dell'organizzazione sociale. Cioè è il trionfo del peccato. Uno non sa da che parte voltarsi se vuole conservare, diciamo così, le scarpe pulite quando cammina. E poi c'è il, il, il nemico numero uno, il più potente, che è il maligno, laddove non arriva la carne, laddove, laddove non arriva il mondo, arriva il maligno con le sue seduzioni, con le sue tentazioni. Poi il maligno si riserva per sé, quelli che non sono trascinati dalla carne e dal mondo, ma resistono forti nella, nella preghiera, nello spirito, allora il Satana si riserva per sé, con tentazioni magari più sopraffine, che riescono a, a cogliere, diciamo così, le persone nei loro punti deboli, specialmente per quanto riguarda eh, l'umiltà, eh, perché l'uomo eh, quando si sente santo è già sulla via della caduta. Insomma, il maligno si tiene per sé le anime che hanno superato vittoriosamente i primi due ostacoli, per il terzo Satana interviene personalmente quando, come effettivamente è intervenuto personalmente nel caso di Gesù. Ora, cari amici, il messaggio del Vangelo è questo, che se tu non lotti contro il peccato non ti puoi salvare. Questo ha detto in parole povere, è, no, non c'è scampo, cioè se tu se il prigioniero del peccato, se tu non ti penti dei tuoi peccati, se tu non decidi decidere anche tagliare, se tu non decidi di tagliare i legami del male, cioè di tagliare i tuoi peccati gravi, cioè le cose gravi che tu commetti, che tu compi, se tu non decidi questo, tu non ti salvi. Certo, uno non può decidere dall'oggi al domani, è tutto un processo interiore che possiamo chiamare il cammino della conversione, nel quale Dio ti illumina, nel quale Dio ti fa capire il male che hai fatto, nel quale Dio ti fa capire anche la sua grande misericordia, allora in quel momento tu invochi la grazia, la grazia che viene in aiuto dalla tua debolezza, la grazia che ti aiuta a decidere la grazia che ti aiuti a fare un programma di cambiamento di vita, la grazia che ti conduca al confessionale, ma poi arriva il momento, il momento di chiedere perdono, è il momento di decidere una vita nuova, di tagliare i legami del male. Questo momento decisivo, cioè senza il pentimento e senza la decisione di lasciare il male, cioè senza aprire il cuore a Dio, detto in parole povere, ma aprirlo veramente uno non si può salvare. Però per arrivare a questo non è facile. Possiamo ben dire che uno, ognuno, ce l'ha descritto molto bene i Manzoni nella conversione dell'Innominato, possiamo benissimo dire che uno eh, vive il suo gezzemani, cioè il suo sudore di sangue. Lo vive nel momento in cui decide la conversione. È tutto un cammino che ti porta a questa decisione, poi per deciderla, che è la decisione della vita questa, la più importante della vita, la grazia prepara, ma poi la decisione la devi fare tu. Sei tu che devi dire sì a Dio, sì a Dio, sì. Credo in te, ti chiedo perdono, e ti chiedo di liberarmi dai miei peccati che ho commesso, di lavarmi col tuo sangue, di purificarmi con la tua grazia, di creare in me o Dio un cuore puro. Insomma anche Re Davide ha dovuto fare questo cammino dopo che aveva commesso un omicidio, un adulterio e ha composto il famoso Salmo 50. Dal profondo grido a te, oh Signore, Signore ascolta la mia voce. Cari amici, questo, 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 questo percorso, che è un percorso di, del Gezzemani, che significa morire al peccato e rinascere la vita nuova, questo percorso o tu lo fai o non ti salvi. Perché l'invocare la divina misericordia, se il cuore non si muove. Se quello resta chiuso nella, nel come si dire, resta come un sasso, una pietra chiuso in se stesso, quelle sono parole che non perché quando tu parli, Dio va il tuo cuore ovviamente. E nel, devi anche arrivare anche al punto di dire, Signore, aprimi il cuore, che non riesco ad aprirlo. Ma ci si deve essere questa volontà, come dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta, cioè sgomitate affaticatevi, cercate di trovare uno spiraglio per entrare. Queste che sembrano espressioni così come dire ma perché Dio non ci apre un'autostrada, eccetera, è perché, cari amici, è perché di fatto in una situazione di peccato noi siamo prigionieri del maligno. Il maligno non ci molla. Il maligno, vedendo il peccato, esercita il suo potere su di noi. Quindi noi per salvarci per salvarci dobbiamo, cioè per salvarci dobbiamo come dire, spezzare i legami del male, dobbiamo spezzare i catene del maligno, dobbiamo spezzare i legami del, col peccato, dobbiamo ripudiare i peccati, dobbiamo prenderne coscienza. Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Perché peccando ho oh, meritato i tuoi castighi? E Uno dice: Dio non castiga, ma tu ti sei castigato. Sei diventato schiavo del demonio, sei diventato, sei diventato una persona infelice, angosciata, sei diventato un'anima morta. Ecco i castighi che ti sei dato. E puoi dire col cuore: molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Questo come dire. Questa espressione di un percorso interiore che tu fai con l'aiuto della grazia, con la perseveranza della preghiera, è fondamentale per salvarsi. Lo dico a tutti, ma anche alle persone anziane, che devono prepararsi all'appuntamento con l'eternità e devono prepararsi con una confessione vera, che li assolva da tutti i peccati della loro vita, che li lasci in pace del cuore che li lasci nella, come dire, nella serena certezza che Dio li ama e che Dio li aiuta e che Dio li accompagna e che incontreranno Dio come amico nel momento in cui lasceranno questo mondo. È importante soprattutto per le persone anziane che preparino il loro incontro col Signore. Ma quante lo fanno? Il non farlo... È un errore gravissimo. Il non farlo per negligenza può, può compromettere la nostra salvezza eterna. Ma guardate che le parole del Vangelo che ha detto Gesù, cioè rispetto alla domanda, sono pochi quelli che si, sal che si salvano. Gesù ha detto se non vi date da fare, sono pochi sì. Difatti la Madonna cosa ha detto a, a Mejuori? che sono relativamente pochi quelli che vanno direttamente in paradiso e ha detto il maggior numero va in purgatorio che è già qualcosa ma ha anche soggiunto che il purgatorio comunque fatevi tutto per evitarlo non è una passeggiata e ha detto che è ugualmente un numero grande di anime va all'inferno a me questa frase qui ripetuta dalla Madonna Fatima e anche dalle parole di Gesù che molti sono quelli che percorrono la via della perdizione. Mi fanno da ma è per colpa nostra, cari amici. Senza combattimento spirituale non ci si salva. Vorrei terminare qui per dire che entriamo anche in tempi difficili, in tempi in cui Dio nella sua infinita misericordia ci metterà di fronte, diciamo così, alla sua maestà, alla sua potenza, al suo amore e dovremo aprirci a Dio e non irrigidirci, non voltare le spalle. Dobbiamo, dobbiamo valutare alla luce dell'eternità che attaccarsi al mondo, poi, poi i peccati cosa sono? Sono attaccamenti agli idoli del mondo. Attaccamenti agli idoli del mondo non vale la pena. Perdere se stessi per che cosa poi? Per, per, per cose futili, per cose che non sono decisive. Anche perché i beni veri della vita sono quelli dell'anima, cioè la pace, la, come dire, la, la, la gioia, sono la consapevolezza di essere in pace con Dio, la consapevolezza di essere il suo figlio, cioè tutta la, tutta la, la, la bellezza della, della redenzione che entra in noi e, e già, già riempie la vita e ci fa vedere, la, ci fa vedere quanto siamo sciocchi a rischiare la salvezza eterna dell'anima per questo o quella cosa, per questo o quella persona, per questo o quel piacere. Bene carissimi, terminiamo qui, facciamo l'esame di coscienza e eh, decidiamo la conversione, come dice la Madonna. Manacco della fede. Di Padre Livio.